dovremmo rappresentarlo come carta igienica. Proprio perché i tuoi uomini che hai messo a capo dell'ASP di Messina si sono dimostrati asini volanti. Ruggero Razza, o ci togli quel coglione di Lapaglia! Dimostrato totalmente inetto al ruolo per il quale è stato designato. Ma se non vuoi passare per coglione delinquente, tu devi togliere Lapaglia. E poi di fronte a Cadeno De Luca blasfemo che si incazza e manda a fanculo. E aspetta il cretino di turno che scriva... Da domani, non so, merdosi di testate ti spareranno addosso e ti incideranno l'odio su di te e su di me. Cioè, ma finiamolo queste, con queste stronzate. Per cui... E voi pensate che io posso continuare a farmi sputare in faccia e a far pisciare in testa alla città da questi signori? Mi dispiace, non siamo il pisciatorio. E io voglio una Messina con le carte in regola, che mi consente quindi di poter tutelare, anche scontrandomi a tutti i livelli con le varie cupole, la mia città. Io capisco che ora certi leoni da tastiera diranno: ah, la carta igienica è sempre il solito volgare. Il gabinetto diventa un cesso ora. Quando io ho detto alla paglia di rompere il culo se non precisi una volta per tutte quale sarebbe il mio ruolo in questa cosa, allora lui ha chiarito. La paglia, vattene a fanculo! Va bene, tu e i tuoi sodali. Ecco, fottitela tu. Perché questo si vuole. E allora il sindaco di Messina, ormai gli sono girate le palle. Hai le palline? La tona? Vedo che mi guardi. La tona, se hai le palline, fai un esposto. Se avete le palle, mettetele sul tavolo come sto facendo io. Ho le palle di cristallo. Ho visto che ci sarà un contraddittorio tra Paolo Lapaglia e la commissione che è stata nominata da se stesso. Toglici la paglia dalle palle! Mi ha mandato a fanculo. Musumeci, era per te. Ora ci rompiamo un culo! Signor prefetto, qua non funziona un cazzo! Metti chi cazzo vuoi! Tutto assieme. Non potete continuare a rompere i coglioni così.